Fiudi allora, essendoci solo diamante naturale e nessun altro tipo di superabrasivo, così come lo chiamiamo noi, ha iniziato a costruire, a sviluppare e costruire i primi utensili per la viva mole in diamante naturale, passando poi agli utensili un po' più complessi grazie all'ausilio di qualche macchina utensile, quindi qualche utensile, noi diciamo lavorato, utensile da taglio, i cui principali materiali lavorati erano l'oro, perché il diamante naturale si presta molto molto bene per lavorare l'oro, perché essendo un monocristallo è l'unico in grado di conferire la lucentezza al diamante naturale. Quindi se voi osservate un po' tutti i particolari che un tempo si regalavano di più, dai bracciali alle catene, alle fedine, alle casse di orologio, che normalmente in materiale metallico,